fra le colonne sonore che mi ricordo di aver registrato con Pino Rucker durante le riprese sonore dei film, mi ricordo in particolare Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso e Don Giovanni in Sicilia, in cui lui faceva dei soli meravigliosi sullo stile jazzistico. Ma in particolare mi ricordo Alta Infedeltà, dove lui ha fatto un solo sulla scia dello stile di Tal Fardo, uno dei più grandi chitarristi di jazz, e dove lui sfoggia una tecnica formidabile, una tecnica jazzistica unita a un'inventiva e a una capacità, una professionalità veramente Volendo fare un paragone fra Pino Rucker e gli altri chitarristi dell'epoca, cioè Cerbara, Baroncini, D'Amario, Tosoni e Grillini, si può dire che lui potesse, ecco, essere avvicinato a Grillini perché erano due jazzisti, ma mentre Grillini era un po' timido e un po' bisognoso sempre di prepararsi, 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 Pino Rucker era un improvvisatore all'impronta proprio, che qualunque cosa gli mettevi davanti lui realizzava immediatamente, e questo era importante, ecco. E aveva una grande tecnica, perché oltre a essere jazzista, improvvisatore istintivo, era uno che anche aveva studiato lo strumento tecnicamente, cosa che invece in altri personaggi non esisteva. Erano molto istintivi, ma tecnicamente magari erano meno preparati di lui. Posso ancora dire uno dei motivi per cui io ho inciso alcune colonne sonore insieme a Pino Rucker, perché avendo nel mio gruppo Carlo Pes, che faceva parte dei Marche 4, essendo Carlo Pes molto vicino a Pino Rucker come musicista, poiché suonava con lui molte colonne sonore, allora essendo io vicino a Carlo Pes ero anche vicino a Pino Rucker, quindi mi trovavo spesso a fare film con lui, perché ero amico e collega di Carlo Pes, che suonava con lui, quindi io suonando con Carlo Pes suonavo anche con Pino Rucker. E un esempio di questo sono due colonne sonore di due film importanti: La famiglia Benvenuti, che era una fiction, diciamo, che mi sembra che poi in televisione si è ripresa tante volte, e Vedo Nudo invece, che era un film dove i due chitarristi suonavano insieme e dove anch'io suonavo con loro. Visto che abbiamo parlato dei Marco 4 e quindi anche del chitarrista che stava con i Marco 4 con noi, cioè Carlo Pes, allora vogliamo anche fare un paragone, un raffronto con Pino Rucker, con cui ho avuto modo di suonare in quel periodo lì, intorno agli anni 70, quando sono venuto a Roma anche ancora prima. La differenza è questa, che mentre Pino Rucker è un grande professionista capace di suonare sia jazz che musica leggera,
sia accompagnare sia come solista, sia come melodista, diciamo. Carlo Pes era più che altro un accompagnatore, poiché lui non era un musicista che avesse studiato il pentagramma, diciamo, in maniera da potersi preparare anche alla lettura della musica, eccetera. E quindi lui era un grande accompagnatore, un grande improvvisatore, più che altro come armonizzatore, più che come improvvisatore di note, mentre Pino Rucker era un po' completo, poteva fare qualsiasi cosa, e quindi c'è questa differenza che si notava subito. Ecco. Io ho avuto modo di suonare con Pino e mi sono trovato molto bene perché avevamo lo stesso linguaggio, avevamo lo stesso modo di pensare alla musica. Voglio ricordare alcune colonne sonore a cui ho partecipato insieme a Pino Rucker e mi ricordo appunto il modo di suonare suo e solisticamente anche e soprattutto in Strazio, ma di Baci Saziami, il modo di suonare così importante, solistico, ma anche Profumo di Donna, Fumo di Londra. Mi ricordo appunto un solo di Pino nel film, di un film della cui colonna sonora di Piero Umiliani che si chiama La morte bussa due volte. Tra i film che ricordo particolarmente, Fumo di Londra, dove la ritmica c'era mio fratello Pierino Munari alla batteria e io ero alle percussioni, e dove c'era Pino Rucker che a quell'epoca faceva degli assoli pazzeschi sul genere beat, che a quell'epoca era molto in voga. Parlando di Pino Rucker, questo grande chitarrista, abbiamo fatto diverse colonne assieme, abbiamo fatto anche qualche jam session di jazz. Poi quando andavamo a fare le colonne sonore, quindi ci adattavamo a tutte le musiche, tutti i tipi di musiche, jazz, sinfonico, classico, tutto facevamo.
e abbiamo suonato con un pugno di dollari, qualche dollaro in più, e vari film che abbiamo suonato sempre assieme, quindi ricordando sempre a Ruger, un grande amico, ci stimavamo tutti e due. Io e Pino Ruger abbiamo preso parte in tanti generi diversi di film, gialli, western, commedie musicali, film comici anche, mi ricordo, sì, ecco, con Pino Ruger abbiamo fatto Fumo di Londra, Totò Sexy. Con il maestro Nino Rota abbiamo fatto diversi film, alcuni che mi vengono in mente, Il maestro di Vigevano. Otto e mezzo, Giulietta degli Spiriti a Marcord. Thank you.
È così che mi sedusse 30 anni fa. Ti piace? Papà, a me mi fa schifo. E che te pare? Oltre al lavoro quotidiano che per me nacque nel 1970, lavoro quotidiano fisso con l'orchestra in Rai, che erano molte ore, quando avevamo tempo, visto le grandi richieste, facevamo anche registrazioni per brani musicali, per canzoni, ma più che altro erano film con grandi maestri, grandi, riconosciuti in tutto il mondo. Morricone, Nicolai, Ferrio, Ortolani, Pregaddio, Cipriani, Piccioni, e qui abbiamo fatto musica di tutti i generi e lui si è sempre evidenziato come solista. Lui gioiva quando faceva queste cose, il bello di Pino era questo, è che sentendolo suonare lo vedevi in viso quello che esprimeva, non era di quei musicisti freddi che esprimevano musica e però il viso non esprimeva quello che suonava. Lui aveva questa caratteristica che ce la metteva veramente tutto, qualsiasi esso fosse il maestro, la composizione, dava sempre il meglio di se stesso. In tutti i generi e in tutti i lavori. Era un grande appassionato del suo mestiere. Pino Rucker era un elemento versatilissimo perché in realtà era richiesto da tutti i maestri per i vari generi che era capace di poter eseguire. Diciamo pure che era di una intonazione, di una perfezione per quanto riguarda il suo orecchio che era memorabile perché appunto lui in effetti non sgarrava mai, insomma l'intonazione è perfetta per cui si adattava subito a tutti i gruppi che si formavano. Mi ricordo del maestro Piccioni, lui ha fatto il famoso Fumo di Londra dove era un tipo di musica beat e quindi lui si aderiva perfettamente al testo perché era versatile come dicevo prima.
Fermo restando che i film di Rota, per esempio, che c'era quella vena melodica, e lui si adattava benissimo nel film 8 e mezzo a Marcord, questi film di Rota, come il film dell'amico Rustichelli, Amici miei, le ragazze di Bube, Signore e signori, tutti i film che io mi ricordo perfettamente, come se fosse stato, fatto ieri questo film. Per me è stato un esecutore esemplare, una persona umana magnifica, e quindi è un ricordo dolcissimo e importantissimo.